Sì, grazie Presidente. Dichiarazione di voto. Prima di tutto voglio consegnare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda anche questa secondo debito fuori bilancio. Sicuramente si è perso del tempo. Noi oggi abbiamo ascoltato gli uffici che appunto in commissione capitolina mobilità insieme al presidente Stefano abbiamo ascoltato gli uffici e devo dire ci hanno rappresentato una situazione un po' particolare perché appunto ci hanno raccontato che queste somme per appunto le agevolazioni per gli ultra settantenni dovevano pervenire dalla Regione Lazio nel 2011-2012. Dopodiché la Regione Lazio nel 2013 ha deciso di non erogare più questi importi e ha causato così questi debiti fuori bilancio. Gli uffici ci hanno rappresentato oggi come sia stato difficile poi reperire, ricostruire tutti i documenti, la documentazione. Poi è chiaro, come sappiamo tutti, dal settembre 2017 è iniziato il concordato preventivo, il concordato per ATAC. Dopodiché arriviamo fino, per fare insomma, velocemente, al 2019, al giugno 2019, quando il Tribunale fallimentare con decreto ammette ATAC in concordato. Che cosa voglio dire con questo? Che chiaramente sono stati iscritti appunto questi debiti nel piano concordatario, debiti da parte di Roma Capitale che appunto oggi siamo chiamati a votare proprio per rimpinguare, per onorare quello che è stato deciso dal Tribunale fallimentare. Sì, è stato perso il tempo, diciamo 9 anni per il primo 2011, 8 anni per il secondo 2012, con un tempo di mezzo appunto durato abbastanza. E noi stiamo procedendo perché sappiamo che è importante a votare questi debiti fuori bilancio, quindi senz'altro il nostro voto è favorevole. Grazie.